37 punti per lo Statte, che ha vinto in extremis lo scorso turno contro il Grisignano. Intanto prima conclusione di Nona, fermata in tuffo da Anna Carolina. 3 per il Montesilvano. E approfittando intanto da Rocia, sinistro subito di prima intenzione. Facile che quella in casa del Futsal Florenzia. Si opera intanto Dos Santos, la conclusione di da Rocia fermata da Di Biase. Un intervento miracoloso, c'era stato un primo tentativo di Amparo. Teli, che invece ha detto giochiamo come all'andata. Quindi il 4-1, intanto una bellissima conclusione di Nona Navarro Saez, vola sul palo opposto Anna Carolina. E ancora da Dincecco adesso in maglia giallo-viola, Seli al centro per Darocia che può girarsi con il destro, ribattuta di Seli, larga da pochissimi passi. Rimessa laterale, corta per Dincecco che prova a calciare con il mancino, vede sbucare all'ultimo momento la palla di Biase, ma è attenta, concede il calcio d'angolo. Si allarga Cortés, il pallone è proprio per lei, Cortés al volo, una bomba, ci mette però il piede di Biase, 2 contro 2, chiama palla Amparo, il servizio è buonissimo con il mancino, quando va a calciare si coordina però male, gol di Vanin, artiglieria pesante, la finta di Vanin, all'indietro ancora per Viera, la conclusione troppo centrale, Az al centro per Vanin, la suola per Guti, la conclusione mancina, era uno schema perfettamente riuscito, Montesilvano che adesso prova a tenere il pallone, ma c'è Guti, 2 contro 1, ha calciato Guti. Intanto Az la puntata, ancora Anna Carolina, poi Borges che evita la ribattuta. Servizio a destra adesso per Amparo, il pallonetto, da qui non si vede la prospettiva, ho visto soltanto il pallone attraversare tutto lo specchio della porta. Contro Belli, Seli se ne va sul mancino, può calciare, Seli allarga per Cortés, la porta aperta davanti, ma c'è l'intervento di Nona, adesso Amparo con il mancino sotto le gambe di Di Biase, il vantaggio del Montesilvano con Amparo dopo 17 minuti e 22 secondi. A destra per Amparo, cerca il numero su Belli che recupera però il pallone, 2 contro 2, Belli con il destro, smanaccia Anna Carolina. Da Rocia prova a restituire il pallone ad Amparo, è un contropiede della kickoff adesso, Guti, ancora Guti, a destra per Belli che conclude però fuori. Al centro per Viera che ha trovato l'appoggio per girarsi e proprio sulla sirena, riesce a concludere trovando però la parata di Ana. Secondo calcio inizio battuto quindi dalla kickoff con Vanin, schema della kickoff che si distende subito, il palo di Vanin. Pionato, Borges, Amparo per Da Rocia, aspetta l'arrivo di Amparo come un treno, il mancino però tra le braccia di Di Biase. A sinistra per Da Rocia, no, ha illuso anche me, in realtà era in profondità, anticipata però adesso Vanin con il mancino. Braccia al cielo per Vanin, tutti per Nona. Impressione ancora Amparo, Cortés su Viera, Amparo che ruba questo pallone, se ne va in velocità contro Di Biase, si allunga troppo il pallone, va a colpire scivolata, largo quello di Gondomar e per linee orizzontali, ancora per Viera, esce benissimo Anna Carolina. La numero 7, Seli, corto per Amparo, Seli di prima per Cortés, lo schema è perfetto, Amparo con il mancino, due volte Di Biase, un'azione e il controllo, 2 contro 2, Vanin scarica per, scusate, Viera per Vanin che va a calciare sotto le gambe di Cortés, il pallone finisce fuori di pochissimo, ha visto il pallone sfilare vicinissimo al palo. Pallone che arriva a Da Rocia si gira dopo un perfetto controllo in area. Rinviene su di lei Cortés, non c'è fallo, 3 contro 2 in velocità, Gagliardo taglia in due la difesa, il pallonetto ancora, ci mette i guantoni, anzi le mani di Biase. Borges anticipata però da Viera che può andarsene a sinistra, vince il rimpallo, ancora Viera, Ana Sestari e poi Borges che trova il pallone lì, lo lascia Silvano. Amparo se ne va su Guti con il mancino, un altro pallonetto strepitoso, non attacco per il Montesilvano, allarga le braccia, riceve il pallone in questo momento Amparo. Con il destro una traversa, Vanin, Amparo su di lei, Vanin va a cercare ancora Belli, a spazio a destra, prova a calciare il pallone, rimane lì sotto le gambe di Anna Carolina, anticipata però ancora Amparo sulla destra, spazio Amparo, se ne va, il destro fortissimo.